12 busti di donne illustri bolognesi, sculture di casa Fibbia. Ecco, con questo allestimento assolutamente contemporaneo. Sì, sono sculture che provengono da un nobile palazzo bolognese, sito in via Galliera, che per la verità erano uscite da Bologna e che la Fondazione ha riacquisito trovandole sul mercato antiquario nazionale. Sono 12 ritratti di 12 donne dell'antichità, dal 200 al 600, di un autore non identificato, probabilmente poteva anche essere un plasticatore non bolognese, che le eseguì intorno al 680-690. La cosa interessante è che rappresentano donne illustri dell'antichità, in particolare queste mitiche giuriste che nel 300 facevano parte proprio della storia dell'università, come le due Calderini, come Bettisia Gozzadini, personaggi, diciamo così, entrati nel mito dell'università bolognese, ma che non erano mai state rappresentate con questa evidenza e con questa imponenza. Poi è presente Elisabetta Sirani, che è l'autore più vicino alle date in cui le statue furono eseguite, e Properzia De Rossi. Ci sono due statue non identificate, una delle quali probabilmente è Lavinia Fontana, la terza, diciamo, della grande genealogia delle artiste bolognesi, e una che è destinata a rimanere ignota. Sono tutti appunto personaggi ragguardevoli nel mondo sia della cultura che dell'arte. E da cosa è nata questa, diceva, questa collocazione particolare su Palets? Ma questa collocazione è un'idea che per la verità è venuta a noi, non ad allestitori specializzati, perché le statue sono molto imponenti e mentre le stavamo spostando per metterle su una base fatta ad hoc, abbiamo visto che questo contrasto sia un po' con un materiale grezzo, sia con un materiale che non ha nessuna velleità d'arredo, ma è un puro supporto, giovava le statue, anche perché proprio consente di vederle in tutta la loro così della loro forma assoluta, ecco. Questo percorso dedicato al Novecento mostra alcune delle acquisizioni che la Fondazione ha compiuto negli ultimi 2 anni, con una predilezione per una produzione abbastanza anomala nell'ambito della carriera di questi scultori. Per esempio, il grande campione olimpionico di Fontana è un'opera abbastanza unica, proprio perché è un'opera, diciamo, figurativa e in ceramica, che appartiene a una fase meno conosciuta dell'opera di Fontana rispetto a quella appunto universalmente nota degli anni 50 e degli anni 60. Rappresenta un celebre campione olimpionico, Ciro Veratti, ed è del 1931. Poi c'è un bronzo, un pezzo unico molto importante di Manzù, un'altra opera di Martini che qui idealmente si affianca alla grande opera di Carità che era già stata presentata ma che naturalmente fa parte comunque del nostro percorso, e all'ultimo acquisto, che è questo bellissimo marmo di Viani, Il pastore dell'essere, opera fondamentale nella carriera di Viani, che è il principale prediletto allievo di Martini, quindi si collega proprio per un filo aureo alla persona e all'opera di Martini. E poi si giunge fino al contemporaneo con un'opera, un'installazione di Corneli e un'opera molto interessante del nostro concittadino Raimondo Rimondi per la sua causa, che è una donazione che abbiamo ricevuto e che conclude il percorso. Un'altra donazione molto importante che ci deriva dalla famiglia Iacchia è un ritratto di una loro antenata di Vincenzo Vela, un ottimo lavoro in marmo di cui proprio si può apprezzare il finissimo lavoro di intaglio, che è stato donato proprio alcuni mesi fa. Questa è una mostra molto importante perché non è una cosa comune vedere in Italia una collezione così specificatamente orientata sulla scultura e soprattutto su opere caratterizzanti
un'intera fase dell'arte italiana, dalla fine del Settecento con il capolavoro di Canova, la Maddalena Penitente, fino all'opera che abbiamo qui di fianco a noi, il Pastore dell'Essere di Alberto Viani, che è stato il migliore allievo di Arturo Martini all'Accademia di Venezia e che è stato anche il grande protagonista della svolta dalla scultura figurativa alla scultura astratta. Passiamo quindi in rassegna due secoli di storia della scultura con alcuni passaggi fondamentali come le opere di Arturo Martini, la Carità, l'Allegoria della Carità o l'Atleta in attesa di Lucio Fontana, che sono opere tra l'altro poco note e invece che hanno una rilevanza altissima e che quindi sono destinate a entrare proprio a pieno titolo nel grande percorso della storia dell'arte italiana.